Siamo nella sede della Cormar con Daniele Cordiano, dirigente del Futsal Polistena. Daniele, si può dire annata strepitosa per il Futsal Polistena? Sì, sicuramente è un'annata importante, un'annata fatta di tanti sacrifici ma altrettante soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte della stagione. Siamo entusiasti e a questo punto, vista la posizione di classifica e vista la possibilità anche di giocare il playoff o gli eventuali due playoff col ritorno in casa, sicuramente è motivo di orgoglio per la piazza. Certo. Avete iniziato questo campionato un po' così così, poi c'è stato il cambio a dicembre, è arrivato Giuligno e quindi là è cambiato un pochettino, c'è stato un po' di differenza in campo, si è vista. Sì, diciamo che la squadra era stata costruita già bene, ovviamente poi il tassello Giuligno ha aumentato decisamente la qualità della rosa e ha portato anche, secondo me, nel mio piccolo, quel pizzico di personalità in più che ha fatto modo che potessimo avere questi 12 risultati consecutivi, 11 vittorie e un pareggio, veramente un qualcosa di impensabile. Se dovessimo pensare che prima eravamo solamente in un campionato di Serie C1, quest'anno in una Serie B, un campionato nazionale, un filotto così importante sicuramente per noi è motivo di grande soddisfazione. E ora secondo in classifica, quindi playoff, si spera da secondi ovviamente. Si spera da secondi, abbiamo l'ultima trasferta abbastanza insidiosa con la Polisportiva Futura, anche se già salva. Ce l'andremo a giocare, l'obiettivo è quello sicuramente di chiudere il campionato a questo punto, come giusto che sia, nella seconda piazza. E chi speri di incontrare eventualmente in finale? In finale non saprei dirti, sicuramente chiunque sarà il nostro avversario sarà rispettato, come giusto che sia, però come si suol dire non abbiamo paura di nessuno, ce la giocheremo alla pari e soprattutto avremo il ritorno in casa nostra con il nostro pubblico che partita per partita dimostra sempre quel pizzico di entusiasmo in più che dà la carica giusta ai nostri giocatori.